La teoria monetaria. L'ambiente ISLM, il punto di equilibrio delle due curve IS e LM. I livelli di equilibrio del prodotto interno lordo e il tasso di interesse devono soddisfare l'equilibrio nel mercato monetario. Cioè la domanda di moneta deve essere uguale all'offerta di moneta, cioè LP, la preferenza per la liquidità, deve essere uguale ad M, l'offerta di moneta. E l'equilibrio nel mercato della produzione, e cioè I uguale S. L'investimento desiderato deve essere uguale al risparmio desiderato. Nella figura rappresentata abbiamo tracciato una curva LM per una data offerta di moneta ed una curva IS per un dato livello di spesa del governo e contemporaneamente per un dato livello di tassazione e per una data funzione dell'investimento, che quest'ultima mette in collegamento l'investimento al tasso di interesse. L'equilibrio di Y ed R, cioè del prodotto e del tasso di interesse, sarà il punto di intersezione delle due rette IS ed LM, punto che è chiamato nella figura di riferimento con E, dal momento che soltanto in quel punto il risparmio è uguale all'investimento e la preferenza per la liquidità LP è uguale all'offerta di moneta M. In qualunque altro punto, uno o entrambe queste condizioni di equilibrio non sono rispettate e le forze interne al mercato muovono il reddito e il tasso di interesse verso il punto E. Vediamo allora che cosa succede se l'economia non è nel punto E. Prendiamo ad esempio il punto A sulla curva IS. Naturalmente il risparmio è uguale all'investimento trattandosi della curva IS, ma la domanda di moneta è meno dell'offerta di moneta. E questo è vero perché il punto A è direttamente sopra il punto B, il quale punto B è un punto della curva LM, e allora al punto B sappiamo che la preferenza per la liquidità è uguale alla offerta di moneta. Ma poiché il punto A corrisponde ad un tasso di interesse più alto, la quantità di moneta domandata è inferiore e così, con una data offerta di moneta possiamo dire che L/P, cioè la preferenza per la liquidità, è minore dell'offerta di moneta. Il pubblico vuole detenere meno moneta, dove con moneta si intende sempre la moneta contante, ovviamente, di quanta ne abbia al punto A. E allora per sbarazzarsi di questa quantità di moneta in più, il pubblico comincia a comprare obbligazioni,
tirando su i prezzi delle obbligazioni ed abbassando il tasso di interesse. Allorché il tasso di interesse diminuisce, aumenta l'investimento e così aumenta il reddito. E dunque scivoliamo lungo la curva IS verso il punto E. Nel punto B invece l'offerta di moneta eguaglia la domanda di moneta perché adesso siamo sulla curva LM, ma l'investimento eccede il risparmio. Il punto B è direttamente sotto il punto A e nel punto A noi sappiamo che l'investimento è uguale al risparmio. Ma nel punto B il tasso di interesse è minore, quindi l'investimento eccede sicuramente il risparmio. E allora abbiamo un eccesso di investimento. L'eccesso di I sul risparmio conduce ad un aumento della produzione poiché gli imprenditori cercano di ricostituire quel magazzino che è andato diminuendo. E mentre il reddito allora aumenta, il tasso di interesse è tirato su perché l'offerta di moneta è fissa e il pubblico inizia a vendere obbligazioni in modo da procurarsi delle quantità addizionali di moneta contante per le transazioni. E allora stiamo scivolando lungo la curva LM verso l'alto in direzione E. Abbiamo detto che in questo caso gli imprenditori hanno aumentato la produzione per ritirare su il magazzino, il quale magazzino era andato diminuendo per soddisfare il fatto che il risparmio fosse inferiore all'investimento. Quindi c'era più consumo e quindi bisognava soddisfarlo in qualche modo, prendendo dal magazzino. Adesso andiamo al punto E, che è alla destra, andiamo a considerare un punto che è alla destra del punto E, e in questo caso le forze del mercato condurranno ad una caduta nel livello del reddito. Ad esempio, nel punto C noi abbiamo che L più uguale M, la preferenza per la liquidità è uguale all'offerta di moneta, ma l'investimento desiderato è inferiore del risparmio desiderato. E questo lo si capisce confrontandolo il punto C con il punto D in cui viceversa I è uguale ad S. E allora in questo caso gli imprenditori tagliano la produzione in modo da ridurre quella che era l'accumulazione di magazzino, al contrario del caso precedente. E allora mentre il prodotto cade a seguito di una riduzione della produzione, c'è una riduzione nei saldi contante necessari per le transazioni e quindi il pubblico comincia a comprare obbligazioni con il contante in eccesso, i prezzi delle obbligazioni salgono, il tasso di interesse scende e quindi torniamo al punto E scivolando verso il basso lungo la curva LM. Infine c'è il punto D. In questo punto D l'investimento
eguaglia il risparmio, ma in questo caso è la preferenza per la liquidità che eccede l'offerta di moneta, e quindi il pubblico cerca di vendere obbligazioni per ottenere più contante. I prezzi delle obbligazioni cadono, i tassi di interesse salgono e la spesa per investimento cade, e con essa anche il prodotto. E così ci muoviamo lungo la curva IS verso l'alto per tornare al punto E. Il punto E è un punto di equilibrio che ha la caratteristica che se l'economia non si trova in quel punto, le forze del mercato riportano a quella particolare combinazione del prodotto e del tasso di rendimento. Si tratta di un equilibrio stabile. E fino a quando le curve IS ed LM rimangono nella posizione, qualunque spostamento del prodotto o reddito innesca delle forze che riproducono, che riportano il prodotto al livello corrispondente al punto E. E lo stesso vale per il tasso di interesse corrispondente al punto E che abbiamo chiamato con RE. Quindi abbiamo un livello del reddito Y con E, un livello del tasso di interesse R con E, che sono valori di equilibrio. Questo punto Y con E corrisponde ad un reddito che può essere o può non essere corrispondente al livello di pieno impiego. Non abbiamo rilevato alcuna tendenza in questi ragionamenti che ci dica che il punto a cui abbiamo fatto riferimento, Y con E, sia di pieno impiego. Se comunque questo punto corrisponde al pieno impiego, tutto bene, ma se ciò non è, e se ad esempio i disoccupati vanno via via aumentando, il governo può intervenire per cercare di riprodurre una condizione di pieno impiego e ad esempio, come abbiamo già detto, può usare o la politica monetaria o la politica fiscale. E adesso abbiamo gli strumenti per poter andare a fare un'analisi completa in termini di ambiente ISLM dell'impatto di queste politiche sul prodotto interno lordo.